Il gruppo di Fratelli d'Italia ha deciso di partecipare a queste consultazioni, ovviamente per rispetto, per garbo istituzionale, anche se sappiamo, insomma, che in qualche maniera sembra tutto abbastanza deciso, e quindi noi abbiamo simbolicamente consegnato al Presidente della Repubblica la nostra tessera elettorale in polemica con il terzo governo consecutivo che passa sopra la testa degli italiani, senza che gli italiani possano esprimersi. Sembra quasi che le elezioni in Italia siano diventate qualcosa di fastidioso, di maleducato. Nel caso specifico noi eravamo addirittura d'arrivo per una nuova legge elettorale, discussa per carità, ma avevamo la possibilità di portare a casa una nuova legge elettorale, e se, come noi anche abbiamo ritenuto, perché abbiamo mantenuto una nostra opposizione al governo Letta per i suoi invotabili provvedimenti, il governo Letta era logorato, noi pensiamo che si dovesse procedere con il termine della legge elettorale, la possibilità eventualmente di tornare a nuove elezioni, perché non è più democrazia quella nella quale il popolo serve solamente a pagare più del 45% di tasse, ma poi non può nulla dire su chi debba gestire, governare, chi debba gestire quelle risorse. Noi non comprendiamo il perché di una scelta come quella che anche, insomma, il Partito Democratico sta facendo, già che si definisce democratico. Non comprendiamo quali dovrebbero essere le novità di questo nuovo governo, già che ci troveremo presumibilmente di fronte a una maggioranza identica e a una continuità anche programmatica. Noi non dobbiamo dimenticare che tutti i provvedimenti che sono stati portati avanti dal governo Letta sono stati votati dal Partito Democratico, da quello stesso Partito Democratico che oggi disconosce l'operato del governo Letta, anche quelli proprio più impresentabili. È stata votata la svendita di Banca Italia, è stata votata la norma che condonava le società delle slot machine, sono stati votati provvedimenti come quelli che trovavano i soldi per l'accoglienza agli immigrati svuotando il fondo per le vittime della mafia, sono stati votati i provvedimenti svuota carceri, tutto è stato votato, e non abbiamo sentito dire dal segretario del Partito Democratico, che non era d'accordo con questi provvedimenti, non gli abbiamo sentito chiedere al suo partito di non votarli, lo abbiamo sentito fare solamente per quello che riguardava le tasse di Google, ma è stato un caso raro. È il motivo per cui noi ovviamente non possiamo spendere parole positive su questo percorso, su questa scelta, è il motivo per cui Fratelli d'Italia ha chiesto al Presidente, ha consegnato la propria tessera elettorale al Presidente, è il motivo per cui noi ovviamente staremo all'opposizione di un eventuale nuovo governo di sinistra, anche se sostenuto da sedicenti partiti di centrodestra, e faremo quell'opposizione come l'abbiamo già fatta al governo Letta, chiaramente guardando al merito dei provvedimenti, perché per noi gli italiani vengono prima di tutto. Se ci dovessero essere provvedimenti votabili, noi li voteremo, perché siamo in Parlamento nell'interesse degli italiani. Purtroppo siamo poco ottimisti, perché in qualche maniera quello che è successo anche in questi giorni ci riporta sinistramente alla Prima Repubblica, e noi invece volevamo entrare nella Terza Repubblica. Entrare nella Terza Repubblica significava dire la verità, significava essere coerenti con quello che si va raccontando, significava avere la forza di rimettere le scelte nelle mani dei cittadini e non tornare alla politica politicante che fa l'esatto contrario di quello che va raccontando e che, una volta diventata establishment, si comporta esattamente da establishment anche quando ha cercato di fare la guerra all'establishment.